Ciao a tutti! Oggi inizio un nuovo progetto che è relativo ad un carrello per catamarano. Un mio amico ha questo catamarano F18 e gli manca il carrello che serve manualmente per portarlo a terra. In verità io di nautica ne capisco poco. Un mio amico ha comprato questo catamarano e mi ha chiesto di realizzare un sistema di fissaggio per questo pezzo, che di fatto è un pezzo di due, questo e l'altro, e mi ha detto di essersi procurato anche un tubo diametro 50, che è quello che poi collegherà i due trasversalmente e che poi avrà anche le ruote. Su questo ci pensa lui. Lui mi ha chiesto semplicemente di fare un sistema di fissaggio che blocchi, e che sia anche regolabile, che blocchi sull'asse questi due pattini, che quindi siano regolabili secondo la distanza sull'asse. Ho preso qualche misura, ho fatto qualche ragionamento sul da farsi, ho notato che questi sono in vetroresina, quindi fiberglass, e dal colore giallognolo verdastro mi sembra di aver capito che sono anche in normale resina poliestere che ho, e quindi penso adesso di creare un finto tubo di un diametro magari maggiore del diametro 50, a sto punto riempire quello che serve di vetroresina e poi su questo supporto di metallo da dividere in due, forare e filettare in modo poi da avere dei registri che possano bloccare il tubo e oppure svitarlo, quindi regolare la distanza fra i due pattini. Incomincio con carteggiare questa parte interna, perché è su questa che poi vorrei che si aggrappasse la vetroresina. Scartavetrare, quindi di pulire un po' le superfici da questo gel coat che c'era sopra. Mi sono procurato un tubo di cartone da diametro 56 mm. Credo che sia l'ideale per avere anche un po' di margine su quello che poi è il tubo da 50 mm in acciaio inox, che farà davvero proprio ponte di collegamento fra i due pattini. Ovviamente adesso ne seguo una porzione, il giusto che serve per farlo stare all'interno della sua sede, e incomincio a capire come poi ponticellare su questi due costoni. Vado a tagliarlo. Poi questo è il tubo su cui avvolgono la fibra di carbonio e fibra di vetro quando la compri. Quindi insomma, torna utile. Per fare in modo che la vetroresina non si attacchi a questi tubi, li nastrerò. Per esperienza diretta so che il nastro adesivo, anche quello appunto normale da pacchi, evita che poi si attacchi. Quindi la vetroresina non attacca su questa superficie del nastro.
adesso con una matita segno il punto, la linea inferiore dove andrà ad aggrappare la vetroresina. Quindi faccio una linea qui, per intenderci, con riferimento del tubo, e quindi ecco che in queste due linee andrò a fare, è caduto il trapano, andrò a fare qualche foro per migliorare poi l'aggrappaggio, si dice così, l'aggrappaggio della vetroresina. Uso una punta da 5 mm, forse potrei usarne una un po' più piccola, vediamo se c'è una un po' più piccola. Fammi vedere. 3 mm mi piace di più. Cos'è questa roba gialla che è uscita? Non so se sembra polistirolo, ma non ho idea. Tra l'altro da quell'altro non è uscito solo da questa parte. Incredibile. Fare i fori su questo componente, su questo materiale, abbiamo scoperto diverse cose. Uno, che anche con la vetroresina le punte da ferro ne soffrono, e qui ci sono due punte, una da 3 e una da 3 mm e 2, che sono partite. Fortunatamente ne avevo una terza sempre da 3 mm e ho potuto finire l'opera. Due, che i due pezzi non sono identici fra loro, questo in realtà è più pesante, adesso che ci faccio caso, ma soprattutto è pieno di un materiale non meglio definito, di colore giallo, poi magari qualcuno mi saprà anche dire che cos'è, e questo che è fatto veramente invece in malo modo, c'era una bolla sotto, poi era stata stuccata, insomma è anche un'occasione per eventualmente darci una aggiustata. Adesso prendo qualche misura e comincio a ritagliarmi i pezzi di fibra di vetro per poter riempire questo spazio. Lo farò in due tempi. Il primo momento riempirò questa parte, ricalcherò questa forma. Dopodiché forerò, collocherò una sorta di, non so come chiamarla, dado filettato, anche se poi dado non sarà, di acciaio inox, perché andando a contatto con l'acqua poi non vorrei che si arrugginisse, e poi invece la parte superiore che collocherò qua sopra a finitura del tutto.
pesato la fibra di vetro, ne ho preparati più tipologie. Inizierò con questa che è veramente molto leggera, ma che mi aiuta a seguire il profilo di quello che devo ricoprire. Poi via via crescendo, questa che dovrebbe essere un 160 grammi al metro quadro, e infine quella un po' più spessa, e di queste ne ho preparate due pezze per ciascun componente, per ciascun pattino. E ho pesato le fibre, dicevo, sono 28 grammi, quindi adesso provvedo a preparare altrettanta resina. Resina ovviamente in questo caso poliestere. Che questi due componenti si asciughino, ne approfitto per cominciare a tagliare in per due questa barretta di acciaio inox e poi forarla, filettarla per fare poi quei pezzi che andranno affogati nella vetroresina successivamente. We'll be right back.
finito di forare questi due pezzi, ho finito anche di filettarli al loro interno, quindi mi sono procurato due bulloni acciaio inox a 2,70, non so se si vede, che quindi si avvitano, salvo attriti dell'ultimo minuto, si avvitano in questo componente. Idem per questo. Come vedete ho fatto alcuni tagli sui bordi di questi componenti, questo per far sì che poi quando li affogherò nella vetroresina questi possano ben essere aggrappati alla vetroresina stessa e quindi evitare di ruotare quando si stringe. È un'accortezza in più, non fa male e costa relativamente poco, quindi è per questo motivo che i tagli sono casuali, non hanno un loro ordine e criterio. Nel frattempo la vetroresina si è asciugata, ho tolto da entrambi i due componenti l'anima di cartone che avevo messo per fare da calco in qualche maniera, poi ovviamente questi vanno rifiniti, ma l'ho volutamente fatto in eccesso. L'idea è quella di forare qua in modo che poi sia passante il dado e quindi cominciare a fissare questo pezzo in questa posizione. Tra l'altro pensavo di sfruttare questo ritaglio di tubo di alluminio per fare una sorta di tubo che si incollasse, magari lo incollo temporaneamente qua, per fare in modo che di evitare che poi la vetroresina possa evitare di andare a finire sul filetto e quindi crearsi un problema. Prima della vetroresina vera e propria con tanto di appunto fibra, userò, se ce l'ho ancora, dello stucco di fibra, stucco di poliestere, lo vado a prendere. Eccolo qua, ovviamente come tutti gli stucchi non ha la velleità di voler essere strutturale, quindi di essere poi granché resistente, però è adatto appunto alla vetroresina, quindi attacca bene su questa superficie e mi consente di tenere in posizione questi pezzi fino a quando poi non potrò resinare vero e proprio con la fibra. Thank you.
mi perdonerete se sono andato in vostra assenza un attimino avanti, la telecamera era scarica e quindi ho continuato. Sostanzialmente adesso ho chiuso questa parte superiore appunto per rifinitura, sempre lasciando lo spazio poi per la vite che si deve evitare qua, e adesso procedo su queste linee rosse che ho tracciato a segarle, cioè tagliare questa eccedenza per poi chiudere qui lateralmente e quindi poi rifinire un po' il tutto. Queste alcuni di queste pezze di fibra per appunto chiudere questo buco, e quindi ho degli altri sempre di grammatura un po' più leggera questa finale, e non mi resta che procedere a resinare. Iniziato a stuccare questi due pezzi, ho già anche iniziato a carteggiare. Nel carteggiare sono emersi dei buchi, che per carità in questi punti il materiale era sottile. L'ho riempito adesso con del giornale, sia chiaro, non ha valore strutturale, questa parte non serve per tenere poi il tubo, ma semplicemente per evitare che poi adesso quando metterò lo stucco questo vada a finire in fondo e in realtà non mi aiuti a coprire questi fori, vale sia per qua, per questo pattino, che per questo pattino. Ma scusa, ma qui ci sono dei buchi. Adesso sono dei buchi che adesso coprirò con lo stucco. Lo stucco? Vetro resina poliestere. Poi ci metti prendi questo qua, ci metti qui e poi fai gratta, gratta, gratta sulla vetroresina. Non è che gratto proprio, però. Thank you.
parte, quindi è il risultato quasi finale, nel senso che a questo punto abbiamo raggiunto l'obiettivo, questi due pezzi si fissano, adesso l'ho stretto con la chiave, non riesco più a smollarlo, ma sostanzialmente si fissano, sono regolabili lungo l'asse. Questo che vedete montato è un tubo innocente da 48 mm, ma come vedete c'è spazio, il tubo che sarà quello definitivo sarà da 50 mm, ed è solo una prova perché appunto capire se stringe bene, se, insomma, dovrebbe essere più che sufficiente per poi in qualche modo utilizzarlo, insomma. Manca una finitura superficiale, adesso vedo cosa poter utilizzare per dargli una mano di bianco, una rinfrescata finale, ecco. Dare il fondo epossidico, Epofan, è un bel fondo, lo consiglio perché è facile da stendere, asciuga relativamente in fretta e insomma attacca un po' su tutto e ci si attacca poi sopra un po' di tutto. Qui ovviamente non è un lavoro da carrozzeria, è sufficiente un lavoro grossolano e va bene così. Adesso procedo con verniciarlo di bianco. Per il bianco uso questo con bomboletta, è un 9003 RAL bianco, acrilico, penso che vada bene, lo faccio a bomboletta, no. Ho questo e non sto a comprare altra vernice. Dado, ovviamente non è un lavoro da carrozzeria, ma no, non volevo essere, non era già così quando me l'hanno portato, però direi che adesso il lavoro è finito. Non resta che dire al mio amico che è pronto di venire a prenderlo. Per questo progetto è tutto, grazie per la visione e arrivederci alla prossima. Ciao ciao!